Tra le più antiche contrade della città di Padova è da includersi quella di Rudena. Via Rudena mette capo da una parte alla Crosara del Santo e dall'altra al Ponte della Morte. L'attuale denominazione, tuttavia, non giungerà prima del XX secolo. In epoca romana la contrada era nota con il nome di Baccanalia, in quanto vi si tenevano i ludi dedicati a Bacco. Varie vicissitudini portarono la zona ad essere fortificata con un castello, castello che oppose una strenua resistenza nel 452, quando Attila entrò in città. Una volta preso il castello, Attila per sfregio lo rase al suolo. Da tale evento deriverebbe il nome di Via Rovina, che successivamente verrà traslato in Via Rudena. A Via Rudena fa capo anche una curiosa storiella popolare. Si racconta che in questa strada abitasse una donna di nome Malora, la quale affittava stanze agli studenti del Bo. Fra di loro vi era un ragazzo tanto squattrinato quanto scaltro. Per convincere il padre a mandargli dei soldi, gli scrisse le seguenti parole: «Mi trovo in malora e ti in rovina, sul punto della morte». Il padre, giudicando il figlio essere in cattivo stato, inviò prontamente del denaro, senza mai accorgersi dell'inganno perpetrato dall'astuto giovane.